Salve a tutti da Giuseppe Livoti e da Francesca Martino. Secondo appuntamento di 2 volte al mese. E cara Francesca, questa settimana di che cosa parliamo? Questa settimana parleremo di legalità perché molto spesso si utilizza questa parola solo nelle grandi occasioni, ma deve essere oggetto della nostra quotidianità. E oggi definiremo i vari obiettivi e anche le strategie che si potranno adottare per far sì che questo avvenga. E naturalmente ci troviamo nel cortile delle Muse in via San Giuseppe a Reggio Calabria e proprio la sala d'arte Le Muse ospiterà questa conversazione in cui tanti referenti, tante autorità stasera andranno a chiarire il concetto della legalità, perché come dice Victor Hugo è facile essere buoni, ma è difficile essere giusti. Un grazie a Melito TV che dal canale 817 darà a noi stasera la possibilità di parlare di un argomento di grande attualità. Dalla parte della legalità significa molto. La gente cambia perché ricorda. Quelli che non ci sono più non credo fossero folli o votati al martirio. Erano persone semplici che credevano in cose semplici e a quelle cose sono rimasti fedeli fino all'ultimo. Buonasera, buonasera a tutti da Giuseppe Livoti e un grazie a Melito TV, al nostro canale 817 e soprattutto agli editori, a Bruno e Mimma Taverna che danno ancora una volta la possibilità di registrare l'ennesimo special qui presso la Sala d'Arte delle Muse. L'abbiamo titolata 2 volte al mese perché di tanto in tanto andremo a toccare quelle che sono delle corde di grande attualità o quelli che potrebbero essere argomenti di carattere storico, storico-artistico, poiché nella vita conta probabilmente avere un diretto contatto con la realtà e con la storia, una storia contemporanea, una storia che ci può appartenere. E stasera non a caso io mi trovo qui sempre in compagnia perfetta della nostra amica giornalista Francesca Martino proprio per raccontare attraverso questo special quello che è il tema della legalità in Calabria. Dicevamo nel promo all'inizio della nostra trasmissione che come afferma Victor Hugo è facile essere buoni. Buoni, ma è difficile essere giusti. Tanti protagonisti questa sera in questo bellissimo palco qui alla Sala d'Arte delle Muse e così come è numeroso il pubblico che è presente a questa conversazione. Io direi subito di fare un applauso al dottor Tiberio Bentivoglio per il piacere qui che le Muse praticamente hanno diciamo di sentire il suo racconto e la sua storia. Un applauso, grazie. E poi abbiamo un socio fondatore dell'associazione Attendiamoci Onlus, e il suo ruolo è proprio quello che è attinente alla questione dei beni confiscati alla mafia. Ecco a voi l'avvocato Giuseppe Falcone. Componente dell'Osservatorio Nazionale Carcere e dell'Unione Camere Penali, l'avvocato Renato Vigna. E poi continuando, abbiamo anche una presenza femminile in questo salotto che dimostra anche l'attenzione di genere a questo argomento. Abbiamo l'avvocato Concettina Siciliano che è la presidente dell'Istituto Regionale Anticorruzione. E poi per finire un'associazione che è presente, che porta avanti anche la cultura della legalità, la presidente della FIDAPA di Reggio Calabria, la dottoressa Bruna Siviglia. E prima di iniziare questo salotto a più voci, Francesca, quando si parla di legalità, la legalità che cos'è e che cosa, quando utilizzare questa parola legalità?
Come abbiamo detto prima, nella nostra promo molto spesso si parla di legalità nelle grandi occasioni, ma deve essere parte integrante della nostra quotidianità. E oggi tracceremo le linee guida che potrebbero, ecco, potrebbero essere seguite per dare una maggiore partecipazione. E sicuramente quello che va rivalutato è anche l'aspetto culturale, l'aspetto territoriale e anche da un punto di vista economico, quindi la legalità deve essere accostata alla verità, alla giustizia e al senso del dovere in base ai principi sani, buoni, giusti e puliti. La legalità è anche una lotta continua sul territorio e probabilmente esistono degli uomini veri, degli uomini autentici che partono da una storia personale per raccontare più. La televisione serve proprio a questo, per raccontare una storia. Una storia che ha sicuramente degli esiti importanti e attualmente questi esiti sono molto felici, perché la storia di Tiberio Bentivoglio è proprio la storia di chi si ribella alla corruzione, al malaffare e oggi può rivivere, può rinascere a nuova vita perché c'è questa presenza non solo dello Stato ma anche e soprattutto della società civile. Tiberio Bentivoglio, come nasce la sua storia? Un uomo che vive sulla sua pelle determinati accadimenti e attualmente qual è questo status a cui Tiberio Bentivoglio si rifà, si vuole sentire? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. La mia storia è un po' quasi antica, sono 24 anni ormai che ho fatto questa scelta. Quella di ribellarmi alla criminalità, di non pagare il pizzo, di non riconoscere quella prepotenza che in questa città purtroppo è usuale. Chi mi ha chiesto il pizzo la prima volta, io continuo a vederlo ogni mattina. È una persona anziana, ormai, ma lo vedo ogni mattina. Non è stato facile nel 92, l'inizio del 92, dopo la fine della seconda guerra di 'Ndrangheta qui a Reggio, poterli cacciare. Non è stato facile dirle di no, è stato un grosso sacrificio tra marito e moglie, perché allora i figli erano troppo piccoli per poterli coinvolgere. E questa scelta di vita ci è costata parecchio, perché da allora una serie di punizioni ogni volta a cacciarli e ogni volta a punirmi con eventi dolosi. Oggi è diverso perché finalmente ho vinto il primo tratto, quello che nel 2008 io cercavo un bene confiscato perché volevo andare via dal punto vendita dove mi trovavo sin dal 1979, non mi era stato accordato, non si trovava. Finalmente una manifestazione di interesse per un bene confiscato importante è avvenuta nel gennaio del 2015. Abbiamo impiegato parecchio per poterlo avere in affitto questo bene, perché non essendo una ONLUS, non essendo una cooperativa per fini sociali, la legge manca e quindi dovevamo stipulare un contratto d'affitto. Così è stato finalmente, con tanti sacrifici e tante problematiche burocratiche enormi sulla legge dei beni confiscati, ma ci siamo riusciti. Abbiamo 15 marzo aperto una struttura molto bella sulla città, nel centro storico, dove abbiamo e siamo riusciti con grande soddisfazione a trasformare un pezzo di brutto, anzi di bruttissimo che c'era su questa città, una sala giochi, un locale dove le famiglie si perdevano completamente, dove i ragazzi perdevano ogni cosa. L'abbiamo trasformato in una, come dice Cafiero De Rao, in una vetrina sulla città piena di luce. Il bene confiscato si trova in via Marina, nella via Vittorio Veneto, è un bene bellissimo, molto centrale,
venuto anche molto bene architettonicamente fatto, è stato costruito, lo voglio precisare, da un architetto che è un familiare vittima di mafia, una ragazza che hanno ucciso il papà 25 anni fa, proprio quest'anno fa 25 anni, e ha offerto gratuitamente tutto il suo lavoro architettonico per poterlo realizzare. Stiamo ripartendo, io lo faccio per l'ottava volta in questa città e in più abbiamo aperto un varco dove, con il quale abbiamo detto agli altri imprenditori riconosciuti vittima delle mafie, in base e per gli effetti anche della legge 44, e che non è difficile, che si può fare. Non c'è schiaffo più grande, credetemi, che quando un imprenditore non paga il pizzo e riesce a entrare nella stessa casa del mafioso a cui non ha pagato il pizzo. È uno schiaffo enorme. Noi l'abbiamo voluto dare, speriamo bene, io ne sono convinto che ripartirò e poi, come dice il professor Livoti, ho visto un pezzo di Reggio che mi piace tanto. Ho visto quella sera dell'inaugurazione un pezzo di città veramente affiatata, veramente pronta, concreta, centinaia di persone che volevano darci una mano e questo che conta. Speriamo che sia il momento giusto di cavalcare quest'onda, perché questa bellissima città ha bisogno del cambiamento, l'abbiamo bisogno. Non è possibile lasciare nelle mani degli 'ndranghetisti una meravigliosa città come questa. Non è possibile lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, la presenza dell''ndrangheta in questa città. Ci rimprovereranno a vita. Non è possibile. Lo dobbiamo fare per la nostra, per quelli che verranno dopo. Grazie. Io volevo chiedere a Tiberio Bentivoglio, c'è un detto che dice che dove ci sono troppi poliziotti non c'è libertà, dove ci sono troppi soldati non c'è pace, dove ci sono troppi avvocati non c'è giustizia. Lei è stato in un certo senso il fautore del suo destino, anche di un destino della famiglia, mettendo tra virgolette anche in pericolo tutta la famiglia, chi la circondava. Però lei ha continuato in ogni caso a seguire quello che era la strada del buono, del giusto, tanto per intenderci. Quando si è reso conto che la situazione stava diventando più grande e più grave di come appariva? Non è vero quello che se ci sono i militari, se ci sono i carabinieri è un male, non è vero. Io è il primo bene confiscato, dato in affitto a un imprenditore vittima, purtroppo presidiato dall'esercito, non ce n'è un altro. Quando il prefetto mi ha convocato, ha convocato un comitato e ha detto: guardi, questo bene sarà un presidio militare, non è possibile che continuino a esercitare la loro prevalenza sulla sua famiglia, sulla sua persona. Non è stato facile i primi giorni, anche con i clienti stessi, anche con i vicini di casa, vicini di negozio, a vedere questi militari. Invece vi posso dire che sono dei ragazzi meravigliosi, che è giusto che sia così, è un pezzo di un angolo della città salvaguardata e non dobbiamo essere allergici ai carabinieri o ai poliziotti o alle forze dell'ordine. A un amico che mi ha detto: ma non è deterrente avere due militari a 10 metri dal negozio? Gli ho detto: preferisco due soldati anziché due mafiosi. E questo, ci dobbiamo abituare che veramente la legalità è anche un sacrificio. È anche un sacrificio. Sono
Sono contento, sarà contento anche il bar che sta per riaprire, Matteotti, al quale ho detto apri il bar perché vedrai che diventerai amico dei soldati e porteranno anche lavoro, avremo un pezzo di città salvaguardata, controllata, non ci saranno ubriaconi, non ci saranno teppisti, non ci saranno scippi in quel tratto di strada, perché un H24 avere un presidio non è un cattivo segno, no, vuol dire che Reggio ha bisogno anche di questo. Grazie. Grazie Francesca, che te ne pare di questo intervento di Tiberio Bentivoglio? Intanto è un piacere averlo avuto al nostro salotto, che avvalora come la cultura della legalità si crea anche con la conversazione, cioè parlandone e parlandone insieme. Sicuramente è un intervento che scuote le coscienze, perché è fondamentale ribellarsi a quella che è la macchina del potere, che sia il potere mafioso, della 'ndrangheta, e quello che ho percepito, ecco, è la voglia di rinnovarsi continuamente, non abbassare la china, anzi andare avanti e proseguire i propri progetti, sicuramente una testimonianza autentica. Una cosa che è emersa è il problema della corruzione e non a caso abbiamo qui con noi l'avvocato Concettina Siciliano, che è il direttore scientifico dell'Istituto Italiano Anticorruzione. Vorremmo cercare di capire qual è il ruolo dell'Istituto Anticorruzione, quali sono le dinamiche che segue e che cosa fa in effetti un direttore scientifico di un istituto così importante. Salve a tutti, grazie di questa ospitalità in trasmissione e della disponibilità all'ascolto. L'Istituto Italiano Anticorruzione, del quale sono il direttore scientifico, il presidente e l'avvocato Federico Bergaminelli, è un istituto che si è creato, è un ente che si è formato in forma, si è costituito in forma pubblica all'inizio del 2014. Raccogliendo, mettendo insieme, aggregando professionisti che avevano alle spalle un'esperienza consistente nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e sul territorio. L'Istituto si muove come ente senza fine di lucro e si muove autofinanziandosi, quindi non ha contribuzioni pubbliche di nessuna natura, si fonda essenzialmente sul lavoro e sull'attività di ciascuno di noi. L'Istituto sostiene e promuove la cultura dell'etica e dell'integrità come valori fondanti per un percorso di legalità, perché la legalità è un fatto sostanziale, la legalità è un fatto quotidiano, è un fatto dinamico, è un fatto che ci riguarda da vicino, ci riguarda tutti nella vita e nei momenti della vita quotidiana e nel rapporto con gli altri, nei rapporti con gli enti. È proprio dalla esperienza concreta che sul campo ciascuno di noi ha realizzato, anche nella qualità, nella nostra esperienza professionale, nell'affiancare gli enti pubblici, nella formazione professionale, nello svolgere anche la dimensione professionale che ci riguarda come avvocati, ci siamo progressivamente resi conto che la legalità affermare la legalità vuol dire essenzialmente lavorare sulla cultura della prevenzione, quindi più siamo andati avanti ad esaminare quelli che potevano essere i fenomeni corruttivi, i fenomeni di mala administration o peggio ancora i fenomeni collusivi con l'andrangheta e con altre forme di mafie, più ci siamo resi conto che la repressione non era in sé uno strumento, l'unico strumento valido, perché la repressione interveniva nella fase nella quale il danno alla comunità, il danno agli uomini, il danno al bene comune si è già realizzato, perché delle risorse pubbliche sono state sottratte al bene comune e sono state destinate altrove.
problema di percepire il fenomeno della corruzione è proprio legato qui, legato nel rispetto alla difficoltà che si ha di percepire il danno che dalla corruzione deriva sulla comunità e sulla vita di ognuno di noi. E allora più affrontavamo e affrontiamo il problema nella dimensione professionale, quindi nella dinamica dei fatti che osserviamo, più ci siamo resi conto, e non siamo naturalmente da soli in questo obiettivo, che parlare di contrasto alla corruzione e contrasto al malaffare, ai fenomeni, alle mafie, o qualunque sia il nome che a questi fenomeni di degrado, di devianza si voglia dare, insomma, più è importante anticipare la soglia della prevenzione. Lavorare sulla prevenzione vuol dire promuovere una cultura dell'integrità e dell'etica, come intesa in senso dell'etica della responsabilità sociale, cioè lavorare sulle coscienze, sulla capacità di ciascuno di sentirsi responsabili e partecipi della comunità alla quale si appartiene. Per il perseguimento del bene comune, ma anche per la realizzazione di un progetto di vita che naturalmente non sia da parte di ciascuno, che non sia ostacolato dagli altri. Cioè è il principio basilare che riguarda il libero, la convivenza di ciascuno, quello del nemine e leder, è il principio che ci tiene uniti nel tessuto sociale. Anticipare la soglia della prevenzione per noi vuol dire lavorare sulla leadership etica, cioè degli uomini che formano le organizzazioni pubbliche e che debbono governare i processi e gestire le organizzazioni umane, ma vuol dire anche parlare di questi temi senza remore di sorta anche nelle scuole. Allora l'Istituto Italiano Anticorruzione ha lavorato su quei temi che una volta occupavano i programmi di educazione civica, promuovendo delle alleanze nelle scuole, promuovendo alleanze tematiche con altre associazioni presenti sul territorio. Quindi da una parte un'attività e un messaggio culturale forte, che non è mai banale quando si ripete, non è mai banale perché aiuta le persone, aiuta gli uomini, aiuta i ragazzi che crescono anche in contesti di grande difficoltà a ricominciare a riflettere, a ripensare, a ragionare su situazioni che a volte si incancreniscono e nelle quali non si riesce più chiaramente a distinguere il bene dal male. Perché poi alla fine il tema di fondo è proprio un tema che riguarda la coscienza. Ascoltare l'intervento di Tiberio Bentivoglio poc'anzi, insomma, ha richiamato quelle che sono quella che è la difficoltà principale di parlare di legalità. Oggi vuol dire parlare di libertà. La legalità, non si percepisce la legalità se non si riflette sul tema della libertà, ecco. Perché la legalità riguarda le libertà di ciascuno, la libertà di fare, la libertà di pensare, la libertà di agire, la libertà di esercitare una propria attività imprenditoriale economica senza avere il timore che qualcuno possa prevaricarci o usurpare le facoltà, quello che riguarda il diritto di ciascuno. Che sono rimasta anche colpita dalla scelta del titolo, che non è ridondante, che voi avete voluto dare al tema di stasera, legalità in Calabria, cioè se si può parlare di legalità in Calabria. Di legalità in Calabria si può parlare così come se ne può parlare a qualsiasi altra latitudine della penisola o del mondo, cioè il problema della legalità, così come il problema della corruzione, non riguarda di più questi territori rispetto agli altri. E sono gli strumenti che cambiano, cioè la propensione dell'uomo ad allontanarsi rispetto a percorsi che siano il più possibile giusti o corretti è una propensione che si riscontra in qualsiasi contesto territoriale.
ci sono contesti in cui questi fenomeni di degrado aumentano, diventano più pervicaci, perché la soglia di attenzione di ciascuno nel tempo si è allentata. E allora, se il perseguimento di un contesto di legalità, che vuol dire anche il perseguimento di l'affermazione di un contesto di benessere collettivo, la necessità di lavorare, diciamo, su questi temi comporta inevitabilmente la necessità di lavorare sull'attenzione rispetto ai fenomeni di devianza, e comporta anche la necessità di praticare strumenti non solo culturali ma anche organizzativi che consentano di assumere buone abitudini nel rapporto con gli altri, anche nella gestione della cosa pubblica. Io ti volevo chiedere, Concettina, se i termini legalità e giustizia potrebbero essere sinonimi. Come vede questi due termini l'Istituto Anticorruzione? Il tema, apprezzo la domanda, perché è il tema che rappresenta il nodo della riflessione. E l'esperienza forse di Tiberio Bentivoglio può in un certo senso anche introdurci rispetto a questa disamina. Mi ha colpito l'incipit del suo intervento nel momento in cui ha detto: io vedo ogni giorno le persone che hanno cercato di ricattarmi e non ci sono riusciti, che hanno cercato di chiedermi il pizzo e naturalmente non hanno trovato. Li vedo ogni giorno, quindi vuol dire che sono soggetti o che hanno già espiato la loro pena o che procedono a piede libero, nel senso che l'accertamento delle loro responsabilità è ancora in corso. Quindi spesso il cittadino non percepisce chiaramente, o meglio, teme, ha un senso di giustizia alto che però non trova riscontro a volte nella dimensione processuale. Allora, se questo non si vive come una sconfitta, si riesce a conciliare il termine di giustizia come valore tendenziale rispetto a quello di legalità e di legalità praticata, perché la verità processuale spesso, naturalmente, è lontana dalla dimensione, dal senso della giustizia. Tra i temi che l'Istituto Italiano Anticorruzione si è prefisso nell'ambito del calendario scientifico che abbiamo sviluppato in tutta Italia è proprio quello di legare il concetto di etica al concetto di una giustizia più giusta, che poi introduce ad un senso di appartenenza, perché se riflettiamo nella scala dei bisogni di una comunità, che sono quelli che tengono unita una comunità, quello che si chiede allo Stato è di assicurarci i bisogni primari, di assicurare la giustizia, la salute, la scuola, la pubblica istruzione. Ecco, quindi il tema di una giustizia più giusta è il tema sul quale lavorare attraverso la prevenzione, con una cultura anche dell'etica e della legalità. Quindi sono proprio gli strumenti che ci portano a questo obiettivo. Dunque, dice l'avvocato Concettina Siciliano che occorre un valore etico a ciò che noi facciamo, questa cultura che appartiene anche ai giovani, all'associazionismo, occorre parlare, ma esistono tante altre realtà che noi vi vogliamo raccontare questa sera. Cara Francesca, con chi continuiamo in questa conversazione? Il nostro incontro prosegue con l'avvocato Renato Vigna, che è il componente osservatorio nazionale delle Unioni Camere Penali. Intanto vi ringrazio per avermi invitato, perché questo è un piacevole incontro nel contesto del quale mi sarà possibile, diciamo, sviluppare quello che è il tema portante dell'associazione della quale io sarei un modesto rappresentante, che è la Unione Camere Penali Italiane, precisamente l'Osservatorio Nazionale Carcere, e in più sono il segretario della Camera Penale di Palmi, quindi in pratica sarei un penalista che opera in maniera più o meno, diciamo, ordinaria in questo territorio. Ho il ruolo di dare il mio contributo in quello che è il tema della legalità. È una
domandona a struttura aperta di non poco momento, la definirebbe qualcuno di quelli informati sui fatti. In primo luogo garantisco brevità, poi garantisco un'invidia meravigliosa per quello che ho provato nel momento in cui Bentivoglio esponeva quello che è il senso della sua disavventura più che ventennale. E nello stesso tempo di estrema ammirazione verso quello che è un essere umano capace di rigenerarsi, di rinascere in un territorio difficile, un territorio che io conosco perché lo pratico quotidianamente, soprattutto laddove si celebrano i processi per quelli che sono i reati che poi purtroppo altri subiscono. E allora mi viene in mente il senso della legalità. Perché dovrebbe un penalista parlare di legalità? Beh, io credo che questa sia una parola della quale ultimamente si stanno riempendo la bocca fin troppi sociologi, fin troppi tuttologi, fin troppi presentatori televisivi, fin troppi parroci che vanno a pontificare su un tema che probabilmente conoscono poco e praticano meno. La legalità non è un tema da trattare, secondo quello che penso io. La legalità è un abito da indossare. Quando si esce dal portone di casa la mattina, bisogna avere già indosso quell'abito, perché è un'abitudine attraverso la quale qualcuno che è venuto prima di noi ci ha inculcato determinati principi, ci ha dato la ispirazione morale, il senso etico attraverso il quale noi dobbiamo poi ispirare le nostre azioni quotidiane. Quindi tutta questa scuola di legalità, permettetemi di non condividerla neppure per un pizzico. Non la condivido intellettualmente, non la condivido culturalmente, condivido invece un altro pensiero, quello con cui un filosofo del Novecento ha scritto in un libro abbastanza semplice che vi consiglio di leggere, qualcosa sulla cosiddetta banalità del male. Beh, banalizzare il male forse è dare uno scarso senso alla legalità, perché forse se dessimo a tutti quelli che ci ascoltano durante la nostra giornata operativa, quotidiana, lavorativa, ciascuna professione dovrebbe dare il suo contributo, secondo me, ognuno per la propria quota di competenza dovrebbe riversare nel cosiddetto humus sociale quello che è il senso di un'azione condivisa proiettata in direzione del non male, piuttosto che del bene da ricercarsi, perché il bene dovrebbe essere esattamente la regola. Beh, questo libro che spiegava la banalità del male viene scritto da una persona che rammenta le vicende di un generale tedesco che aveva appena sterminato un'intera popolazione e che quindi veniva processato dal suo giudice e al cospetto del quale giudice, questo generale disse: ma io dopo di tutto non ho fatto alcunché di male, sì, ho sterminato effettivamente tutta un'intera popolazione, ma ho obbedito ai precetti e alle norme che erano state emanate nel mio paese. Perché ho richiamato questa forma di esempio che potrebbe apparire non calzante? Perché tecnicamente quello che è il senso del rispetto di alcuni precetti che sono di ordine sociale e in alcune occasioni sono anche quelli più sbagliati, nelle nostre contrade, in generale, alcune volte non lo detta il codice penale, né quello civile, né quello delle leggi particolarmente importanti nella nostra comunità, tantomeno quello che è il regolamento del condominio, se vogliamo leggerlo un po' più in piccolo, no, lo regolano quelle che sono le cosiddette condotte maggiormente condivise. E se nel nostro tessuto sociale irradiamo una logica attraverso la quale il prevaricatore, colui che tutti i giorni si impone sull'altro col mezzo violento, col mezzo minatorio, col mezzo persuasivo mediante quella che è la formula collusiva con i massimi sistemi, noi stiamo irradiando esattamente un principio che elude totalmente il senso della parola legalità. Quindi andarla a pronunciare tutti i giorni questa parola, facendo il giro delle scuole, facendo una serie di attività che sembrerebbero di proselitismo vagante, a me pare che sia
un fuor d'opera del quale potremmo liberarci tranquillamente, sostituendo questo circo particolarmente insignificante con un'azione quotidiana di cui ci dovremmo rendere protagonista un po' tutti. L'ho detto, ciascuno nella propria quota di competenza. I nonni potrebbero perdere quei 5 minuti in più di tempo per spiegare ai loro nipotini che, dopo tutto, se qualche bambino del quartiere gli ruba il pallone, non si deve andare da chi nel quartiere è un pochettino più pratico di... In questa città si parla del quartiere San Pietro, forse, per dire un istituto particolarmente significativo, perché... per tutto si tende ad andare da chi è stato in carcere, da chi ha compiuto un'azione eclatante in un ambiente delinquenziale, per chiedere a quella figura un provvedimento d'urgenza in materia di giustizia mediata. Beh, allora a questo punto, se la domanda vale anche nel mio senso, io penso che tra legalità e giustizia ci sia allo stato attuale un abisso. Perché in questo momento noi dobbiamo fare un grande lavoro. Io credo che si stiano muovendo bene i nuovi organismi. Dice bene Bentivoglio, dice 30 anni fa non sarebbe stato possibile ottenere il risultato che in termini di riscossa è stato ottenuto oggi. Perché 30 anni fa mancavano gli strumenti attraverso i quali oggi è possibile operare più in profondità per poter ottenere un risultato che in fin dei conti è un risultato facile da ottenere, perché basta emarginare le radici del male, andare a prenderle una per una, controllarle in maniera sistematica, togliere a queste radici del male gli strumenti che servono per dimostrare ai loro fans che la loro è la logica vincente, e allora tutto tornerebbe dentro i canoni della normalità. Ci si sta provando. Io credo che un grande ruolo in questa dimensione nuova lo debba rivestire l'avvocatura. Credo molto in un'avvocatura non prestata alle logiche del predominio del mafioso rispetto a tutti gli altri che dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo delle professioni, dovrebbero essere soltanto degli yes men. Se noi riuscissimo a inoculare nel sistema sociale, nel tessuto operativo di tutti quelli che hanno un ruolo nella società, l'idea di un concorso necessario, di una sorta di unità intellettuale consorziata che deve procedere in direzione dell'oltre, che deve però garantire da sola a se stessa un mondo più giusto. Perché? Confidare soltanto in quelle che sono le capacità del giudice, che spesse volte è uno ed è solo. Questo è un altro dei drammi. Molte volte uno dei drammi che noi riscontriamo da addetti ai lavori è che il giudice che sta conducendo una battaglia particolarmente seria, particolarmente efficace, si trova uno e solo. Ecco, forse tutti avremmo il dovere di affiancare quel giudice affinché sia molto meno solo. Lei, quindi, avvocato, che insomma appartiene a questo osservatorio nazionale carcere, com'è la situazione carceraria, soprattutto in Calabria, tanto per intenderci? Devastante. C'è una parola sola per definire questa situazione. E la domanda purtroppo non mi coglie impreparato, perché è un ambiente nel quale sono stato, per ragioni di natura istituzionale, chiamato ad operare più volte in vari istituti della regione e anche in vari istituti dell'intera penisola. Soprattutto nell'area meridionale la situazione degli istituti di pena, quindi delle case circondariali, di tutti gli istituti nei quali trovano allocazione temporanea i soggetti privati della libertà personale, è devastante. Ancor più devastante è il concetto che di queste figure viene fatto veicolare nell'opinione pubblica. Io credo in una società che avrà veramente una riscossa anche sotto il profilo intellettuale quando si comincerà a capire che anche il deviante che è stato posto
nelle condizioni di scontare una sanzione, cioè una pena, attraverso la privazione della libertà, deve continuare ad essere un nostro vicino di gomito che può tranquillamente recuperarsi. Purtroppo l'idea comune che viene riscontrata è quella del relitto della società, che deve essere abbandonato al suo destino e che l'importante è che stia lì, cioè che stia tra noi il muro e quel che c'è dall'altra parte del muro. E questo è un concetto del quale faremmo bene a liberarci in fretta, perché, vedete, la disavventura giudiziaria è tutt'altro che un'eccezione. Vi posso assicurare che i casi di errore giudiziario che in questo momento si stanno registrando sotto il profilo statistico rasentano una percentuale altissima, non ve la dico perché veramente c'è da saltare sulla sedia. E purtroppo il momento attraverso il quale il soggetto potrebbe ottenere un ristoro di quello che è il danno è assolutamente insignificante, perché per ragioni politiche, per ragioni strategiche, per ragioni governative che poi impongono una linea attraverso le direttive, quelle che sono le formule insomma, con cui gli enti istituzionali si pongono in maniera categorica nei confronti del cittadino, stranamente, anche se uno si è fatto 3 anni, 4 anni di carcere e poi viene assolto, c'è il rischio che nessuno gli restituisca un centesimo di tutto quello che ha perso. Perché basta un cavillo, basta una minuzia che purtroppo non ha rispettato attraverso quelle che sono le capacità di chi lo ha tutelato nelle sedi giudiziarie, basta una minima inesattezza nel percorso che lui ha compiuto per cercare di farsi ristorare questo danno e quest'uomo avrà buttato 4 anni della sua vita e forse l'intera esistenza senza che mai nessuno gli restituisca nulla. Beh, il carcere deve essere vissuto, ove la pena sia giusta, e molti sono i casi in cui la pena è esattamente quello che corrisponde alla sconvenienza e all'antigiuridicità e al danno sociale che l'azione ha procurato, deve essere però un'azione attraverso la quale lo Stato intende recuperare il soggetto, quindi devi programmare anche una formula di reinserimento sociale. Se si riesce a creare un reinserimento sociale di quel soggetto, allora forse avremo fatto un'opera che serve a tutti. Se invece lasciamo che chi è finito in carcere ci marcisca fin quando non è il momento di uscire di nuovo e di delinquere peggio di come ha già fatto, è chiaro che non avremo fatto nulla di buono. Grazie. Parlavamo ecco di questa cultura della legalità. La Federazione Italiana Donne, Arti e Professioni, che appunto è FIDAPA, parliamo della sezione di Reggio Calabria, che è guidata dalla sua instancabile presidente, la dottoressa Bruna Siviglia, stasera è qui proprio per rappresentare una testimonianza attiva e fattiva di quella che associazioni nazionali cercano di fare anche con il mondo della scuola o dell'associazionismo. Bruna Siviglia, che cosa avete fatto in questi mesi per la cultura della legalità? Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti. Noi, come diceva prima il presidente Livoti, ci siamo impegnati ad andare in giro nelle nostre scuole regine, soprattutto partendo dal presupposto che educare vuol dire costruire. Per cui ecco, dobbiamo anche porre le fondamenta, e come le possiamo porre queste fondamenta se non partendo dai giovani, che proprio rappresentano appunto il futuro, sono la speranza. Allora abbiamo realizzato un progetto dal titolo Famiglia e Legalità, che ha toccato diversi argomenti vicini al mondo dei giovani, dei ragazzi. Siamo partiti parlando del lavoro minorile, poi abbiamo parlato di disabilità e ancora di alcol e
droga, fenomeni sempre più imperanti nel mondo dei giovani, e proprio questa mattina al liceo scientifico Leonardo da Vinci si è concluso questo ciclo, ecco, di conferenze, di tavole rotonde che noi abbiamo parlato nelle scuole, parlando proprio di famiglia e unioni civili. E proprio dalla famiglia parte tutto. Abbiamo avuto come ospite questa mattina la professoressa Salazar, che è docente di diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea, e proprio dicevamo con lei l'importanza del ruolo della famiglia. Come non si può citare quel nostro grande Papa Francesco quando dice che la famiglia è la fabbrica della speranza. La famiglia è la scuola del domani, la famiglia è un'opportunità, la famiglia è il luogo della libertà, è dove i ragazzi si formano. Allora tutto parte da lì, ecco, i buoni insegnamenti, i valori, lo spirito di condivisione, il rispetto delle regole, che, come diceva prima l'avvocato Vigna, deve essere un abito cucito addosso, cioè non può essere soltanto un modo di dire, ma un modo di fare, di vivere la vita ottemperando a quelle, ecco, che sono le regole. Perché insomma stiamo tutti bene, no? Se ottemperiamo alle norme, ecco, civili, ma questo riguarda tutto, riguarda l'ambiente, riguarda il modo di approcciarsi con l'altro, riguarda, ecco, le norme. Per esempio, noi abbiamo detto ai ragazzi, ecco, non bisogna bere, non esagerate con queste sostanze, perché poi c'è anche gli incidenti stradali, quindi anche il rispetto delle regole, insomma. Quando si esce in giro, fuori casa, con le macchine, insomma, ecco, allora questo per noi è un modo, ecco, di formare, di aiutare questi ragazzi, non solo attraverso una formazione culturale, ma anche umana, che è importante. I veri valori per noi partono da lì, dalla famiglia, che è una palestra di vita, dove veramente bisogna poi, ecco, i genitori devono, ecco, come dire, educare i figli, ecco, al sentimento della legalità, che è proprio un modo di vivere importante. Soprattutto noi andiamo a dire ai ragazzi che lo strumento più importante che hanno, soprattutto noi nel sud, dove anche il lavoro è difficile, è una terra bellissima ma aspra per certi versi, abbiamo, ecco, dei patrimoni naturali, no? Siamo in una posizione geografica strategica che però non riusciamo, ecco, a utilizzare al meglio. E allora, ecco, diciamo ai ragazzi, agli studenti di oggi, la cultura, lo studio, studiate, perché la cultura ci rende uomini liberi, perché la cultura, ecco, ci dà la possibilità veramente di guardare oltre, di andare oltre. Allora la cultura come strumento di libertà, ma anche di legalità. Ecco, quindi questo per Presidente noi è importante. Siviglia, io le volevo chiedere questo: lavorando con i ragazzi a scuola, l'atteggiamento dei ragazzi nei vostri confronti qual è? Cioè entrano in relazione con voi, sono attenti, oppure vedono, ecco, un corpo estraneo che entra all'interno, no, ecco, dell'ambiente, ecco, proprio scolastico? Per, no, ecco, proprio per tale motivo, perché in genere quando si vanno nelle scuole, si fanno, ecco, i tavoli presidenziali, queste relazioni che tutto fanno tranne che interessare i ragazzi. Io sono mamma di due adolescenti, quindi comprendo benissimo, giocano col telefonino eccetera, per cui noi abbiamo cercato di trovare una nuova formula che, devo dire, è stata vincente, cioè quella di questi confronti, delle tavole rotonde, dove i ragazzi davvero sono protagonisti in quanto si interfacciano, ecco, con gli esperti, con gli addetti ai lavori, con i tecnici, e quindi per loro diventano i protagonisti della giornata, ponendo domande, ponendo, ecco, delle riflessioni, mettendo in evidenza, ecco, quelle che sono i loro dubbi, le loro curiosità, le loro perplessità. E anche, diciamo, li abbiamo coinvolti anche in un modo nuovo, cioè con la realizzazione di alcuni cortometraggi. Stamattina infatti devo dire che i ragazzi del Vinci sono stati bravissimi, hanno realizzato un cortometraggio sul tema della famiglia, partendo proprio dall'antica Grecia fino ai giorni nostri, e quindi loro si sono impegnati, ma nel contempo hanno vissuto tutto questo anche in maniera divertente, ludica. Per cui, ecco, diciamo, questa formula, ecco, di questo confronto, di questi dibattiti con i ragazzi è stata davvero vincente.
Dunque, cara Francesca, abbiamo anche esaminato il mondo dell'associazionismo, l'associazionismo che rappresenta la FIDAP attraverso questa cultura della legalità. In conclusione, in questa nostra conversazione, a chi sentiamo? Il momento di chi, Francesca? Adesso è il momento dell'avvocato Giuseppe Falcone, che si interessa sulla questione dei beni confiscati. Attendiamoci Onlus. Buonasera, ringrazio il Presidente Rivoti e tutti voi per l'invito, anche l'emittente Merito TV. Attendiamoci è una realtà che ormai è diventata quasi adolescente, nel senso che nasce 15 anni fa a Reggio Calabria nel 2001 con l'idea, con la voglia di cambiare, di cambiamento in questa città. Nasce dall'idea di 5 giovani, che oggi non sono più giovani, sono diventati adulti, in un certo senso educati, accompagnati dal nostro presidente, di cui porto i saluti, Don Valerio Chiovaro, che hanno un'idea di cambiamento di questa città, cioè talmente innamorati della nostra terra, a tal punto anche da restarci e da fare scelte importanti, anche di rinuncia, decidono di creare qualcosa che forse alla città mancava. Ecco il significato di attendiamoci, una realtà in cui si fa tenda insieme, si costruisce, si fa formazione, ma anche dal latino attendere, non aspettare che gli altri vengono incontro a te, ma vai tu incontro agli altri, dove per gli altri sono i giovani. Ecco qui un concetto che prima anche l'amica, la collega Titti Siciliano riprendeva, il concetto della prevenzione. Attendiamoci a questo focus specifico, quella della prevenzione del disagio giovanile. Spesso è una tematica, un tema che non viene compreso, perché spesso e volentieri noi siamo abituati a agire, a interessarci della cura, mentre Attendiamoci cerca di fondamentalmente di salvare la vita dei nostri giovani, cerca di prevenire quelli che sono i disagi, che poi diceva appunto la dottoressa Siviglia, vanno assolutamente curati, per i quali ci sono tantissime realtà anche nella nostra terra che sono valide. Attendiamoci cerca in sordina forse di evitare che i nostri giovani, che i vostri figli arrivino a quei casi di disagio. Oggi è chiaro che i nostri ragazzi, lo sapete, tutti me lo potete insegnare, vivono dei disagi che non sono più quelli di una volta, che sono legati solo e esclusivamente alla tossicodipendenza, ma c'è un disagio virtuale, un disagio relativo all'alcol, e nella nostra città, in particolare le zone della nostra città anche molto centrali, se voi fate una passeggiata nelle ore serali notate quello di cui stiamo parlando. E allora il senso qual è? In una scuola dell'amicizia formare i nostri giovani e cercare di creare degli strumenti per diventare non solo autonomi, ascoltarli, perché forse questa è la cosa di cui più soffrono i nostri ragazzi, e sto parlando di ragazzi normodotati, cioè sto parlando veramente dei nostri figli, cioè di persone che apparentemente hanno tutto, a cui non manca nulla, e invece ci siamo resi conto in questi 15-20 anni sono quelli che forse hanno più bisogno, perché sono quelli che spesso vengono lasciati soli, quelli che non vengono ascoltati e quelli che comunque potrebbero diventare, mi auspico che lo diventino, la classe dirigente della nostra città del domani, che quindi vanno formati. In questi 15 anni abbiamo avuto la fortuna di incontrare migliaia di giovani, secondo un concetto che il nostro presidente Don Valerio ci ha sempre comunicato, che è un po' un gioco di parole. Se non servi, non servi. Cioè se non ti metti al servizio degli altri, se non ti metti ad andare incontro agli altri, anche nelle strade, si diceva prima con Tiberio, cioè incontrare i giovani nei luoghi che veramente vivono, che veramente frequentano, per poi eventualmente proporgli anche altro, in una formazione globale che interessi tutto. Io l'esperienza che mi sono fatta è questa, che i nostri giovani, così come quando lo eravamo noi, sono persone assolutamente entusiaste della vita nel momento in cui vengono ascoltate, nel momento in cui vengono accompagnate, nel momento in cui gli si danno opportunità. E in questo senso Attendiamoci ha lavorato negli anni, cioè da un'associazione fondata da 5 ragazzini, diciamo, oggi ci sono tante persone, tanti giovani e tanti adulti che lavorano con noi, siamo diventati 50 soci, e per diventare socio devi fare una formazione molto molto specifica, fondamentalmente devi dare la vita a quello che fai, e ci sono circa 250 persone che gravitano intorno all'associazione a livello volontaristico, molti docenti, molti adulti che capiscono il senso di questo sogno. Mi piace, e mi avvio verso la conclusione, sintetizzare questo tipo di esperienza con 3 parole. La prima è la prevenzione, la seconda è fraternità, la terza è cambiamento. Perché negli anni abbiamo avuto l'occasione, anche attraverso un lavoro sinergico con le istituzioni, che devo dire in questa città non può non esserci, parlo degli enti locali, ma parlo della prefettura, parlo delle forze dell'ordine, abbiamo capito come far diventare una risorsa
forse quello che è uno delle leadership più brutte che Reggio Calabria abbia, c'è la questione dei beni confiscati. Purtroppo la Calabria, ma devo dire non solo la Calabria, nella mia esperienza, ha diversissimi immobili che vengono confiscati alla criminalità organizzata, lo si diceva prima con Tiberio, e che devono essere per legge riqualificati socialmente. Ovviamente ci auspichiamo anche che la legge si modifichi, cambi, diventi sempre migliore, ma il senso dei beni confiscati non è solo quello di privarli ai soggetti che appartengono alla criminalità, ma soprattutto l'obiettivo ultimo è la riqualificazione sociale. Io nella mia esperienza ho avuto l'occasione, lavorando anche con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, di vedere sia il pre, quindi il tecnico, il diritto, il sequestro e la confisca, ma poi è... vi invito tutti a farlo, a circa 200 metri da questa sede, cioè in Viaggio Bione a Mare, vedere quello che è sorto, cioè un villaggio dei giovani. Una struttura che è una, noi l'amiamo definire un'alternativa sana a quelli che sono i villaggi vacanze che spesso e volentieri i nostri ragazzi sognano quando incomincia a finire la scuola, incomincia l'estate, maggio, giugno. Ma non serve andare a Iore de Mar, a Rimini o a Gallipoli per poter vivere un bel mare e un po' di sana formazione e amicizia. Allora, il villaggio dei giovani cos'è? Sono due ville sul mare della nostra città, confiscate e assegnate all'associazione ormai da 7 anni, ovviamente distrutte da chi le abitava prima, perché nel momento in cui io non posso più abitarci, non ci deve abitare più nessuno. E rispetto anche all'intervento del collega Vigna, nel quale non si sono fatte poi tante parole, tante marce, tante fiaccolate, semplicemente è successo che il giorno stesso in cui ci è stato consegnato, e vi posso assicurare che ci abbiamo messo 4 anni lavorando con le istituzioni perché si sbloccassero alcune questioni ovviamente burocratiche, il nostro presidente ha preso una brandina, ha preso il suo pigiamino, Don Valerio, è andato a viverci lì con un gruppo di ragazzi, perché forse il segno più importante è questo, è andare a vivere quei luoghi, andare a abitarli, fare capire, fare un presidio tra virgolette di legalità. Ma a me piace dire, non so se è corretta la parola, a me piace dire più di stile, cioè quello che noi vorremmo insegnare ai nostri ragazzi, educandoli, come diceva prima la dottoressa Siviglia, è lo stile, in questo caso lo stile attendiamoci, uno stile per il quale vieni al villaggio dei giovani e anche se non hai mai fatto il letto a casa tua, non hai mai lavato le pentole, ti metti, ti rimbocchi le maniche e incominci a lavare i pavimenti. E vi posso assicurare che i vostri figli lo fanno, magari non lo fanno a casa, però lo fanno con noi. Oppure uno stile con il quale, attraverso un corso per impastare la pizza, e anche in questo senso siete tutti invitati a mangiare una pizza buonissima una volta al mese, ci sono circa 100-150 persone, alcuni di voi l'hanno già fatto, a cui noi appunto dedichiamo questo momento, attraverso un corso per pizzaiolo, anche se sei laureato alla Bocconi o anche se studi a Milano, quindi sto parlando sempre dei nostri figli, forse capisci cosa significa creare qualcosa. Oppure un laboratorio di falegnameria, abbiamo creato 2 laboratori, uno di falegnameria e uno di stamperia, perché forse è proprio, come dire, sporcandosi le mani, creando qualcosa di concreto, creando uno sgabello, uno strumento musicale per i giovani, creando un'icona, che forse i ragazzi incominciano a percepire cosa significa veramente, come dire, diventare autori di qualcosa. Quindi tutte queste attività... oggi scade un bando che si chiama È l'uomo che fa la fabbrica delle giovani idee, un progetto col Ministero della Gioventù che ha il senso di far diventare progetto le idee dei nostri ragazzi. Saranno 60 ragazzi della provincia di Reggio che si chiameranno Labbers, cioè coloro i quali sviluppano un'idea laboratoriale per poi brevettarla, essere accompagnati anche dal punto di vista giuridico, dal punto di vista contrattualistico, perché immagino appunto non sia semplice. Fondamentalmente atteniamoci a questa, e in questo senso la gestione dei beni confiscati per noi è una questione di stile, cioè i beni vanno vissuti, vanno goduti da quelli che sono i nostri giovani. Oggi ci sono circa 250 giovani a settimana che in varie attività vivono il villaggio dei giovani. Abbiamo un'altra struttura che opera nella zona nord della città, che è la Casa dei Giovani. È chiaro che se non si sogna non si realizza. Noi 10-15 anni fa eravamo dei ragazzini, oggi un po' continuiamo ad esserlo, perché forse è sempre giusto essere giovani e provare a sognare, però con la concretezza, con la voglia di cambiare questa città. La terza parola è il cambiamento, perché se noi abbiamo scelto di vivere in questa città ce la dobbiamo godere, i nostri figli devono avere l'opportunità di vivere in una città non solo bella dal punto di vista naturalistica, ma in cui ognuno di noi la mattina si alza, si lava il viso ed è fiero di essere reggino e fiero di abitare in questa città. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di essere uno strumento perché questo si realizzi. Grazie. Grazie, grazie.
Grazie al nostro avvocato Giuseppe Falcone, che naturalmente ci ha parlato di quella che è la realtà dei giovani della nostra città e questo senso di riabilitazione che viene fatto al mondo giovanile. Ma naturalmente c'è un nostro pubblico che è presente e molto partecipativo, quindi chiediamo al nostro pubblico eventualmente di chiedere qualcosa a uno dei protagonisti di questo salotto. Magari avrete delle domande, avrete delle curiosità da fare, quindi diamo uno spazio a questo pubblico attivo. Buonasera a tutti e benvenuti. Io non voglio fare nessuna domanda a nessuno di loro perché credo che loro hanno già detto di tutto e di più. Quello che volevo dire, la parola legalità, guardate quanto è bella, legalità, parola dolce, una parola che rasserena, che rassicura. Però per ottenere questa legalità ci vuole un certo lavoro, un certo sacrificio, perché nulla viene così da solo, si deve costruire. E per costruire la legalità, l'arma più potente, più vincente, più efficace, come appunto diceva la Presidente dottoressa Siviglia, è la cultura. La cultura è la base di ogni ricchezza e di ogni civiltà. Però gli elementi principali sono tre. Oltre alla cultura sono le donne, perché le donne, le donne sono coloro che fanno girare il mondo, le donne sono la vita. Pensate che se si fermassero le donne, il mondo crollerebbe, quindi non ci saremmo nemmeno noi più. Terzo elemento qual è? È l'arte, perché l'arte è la storia vera, perché l'arte dà dei messaggi che possono essere negativi o positivi. Ovviamente se il messaggio è positivo ci si inculca in noi il dono della bellezza, della giustizia, dell'onestà e di tutto quello che è il bene di tutti. Quindi alla base di tutto, come ripeto, sono la cultura, le donne e l'arte. Grazie e buonasera. Non avrei una domanda. Vorrei dire al dottore Tiberio Bentivoglio che la nostra presenza qui testimonia la nostra vicinanza e la nostra stima per l'orgoglio che dimostra di essere, l'orgoglio di essere semplicemente una persona, quindi centro di diritti inalienabili che nessuna sopraffazione o violenza ha il diritto di esercitare su di noi. Quindi è un bellissimo esempio di orgoglio personale, quindi di coraggio, perché chiaramente la sua scelta non è stata facile, quindi ha la nostra stima, la nostra veramente la nostra testimonianza, penso di parlare a nome di tutti i nostri soci. Perché lei dà un esempio e giustamente tutti i relatori ci hanno fatto partecipe della loro esperienza, delle loro personalità. E sicuramente la cultura è importante, ma è importante l'esempio, perché io ritengo che si educhi con l'esempio, così educano i genitori, i professori, perché tutte le agenzie educative hanno una grossissima responsabilità nella formazione dell'uomo, del bambino, del cittadino, e quindi non possiamo sottrarci a quello che è un dovere e un diritto sociale e personale. E per quanto riguarda l'avvocato Vigna, vorrei dire che forse non si è centrato abbastanza il ruolo del carcerato, che chiaramente tutti possiamo sbagliare, voglio dire, no? Però lo diceva Cesare Beccaria nel lontano 700, primi 800, quando associa alla pena detentiva il valore della rieducazione dell'uomo e del cittadino, perché nessuno vuole ghettizzare o vuole isolare o vuole marginare. Però il cittadino deve dimostrare di voler riappropriarsi di quei valori civili, perché ognuno di noi ha un dovere verso gli altri. E quindi ricordiamoci le regole, il rispetto degli altri, perché nella società noi
neanche ci vediamo, forse ci vediamo ma non ci osserviamo, cioè l'altro non è, diciamo, non fa parte dei nostri interessi. Invece io ritengo che ognuno abbia dei doveri, ma prima di tutto, abbia dei diritti, ma soprattutto abbia dei doveri verso tutti. Va bene? Quindi noi siamo vicini. Ho sentito il signor Bentivoglio, il quale dice: io incontro quella persona che mi chiede il pizzo ogni mattina. Lei, avvocato, parlava che bisogna indossare un abito ogni mattina e rispettare la legalità. E allora questi signori, è ingenua la mia domanda, questi signori perché, voglio dire, camminano, si muovono liberamente e nessuno, voglio dire, la legalità, il tribunale, i giudici, dove sono? Perché non li prendono? Perché non li mandano ai lavori forzati? Voglio dire, come si può insegnare agli altri quando poi questa legalità nella forma più, voglio dire, quotidiana non viene rispettata? Tante domande, ma prima del rush finale, tanto per rimanere sempre nell'argomento, sentiamo dalla viva voce di Tiberio Bentivoglio e di Renato Vigna, che mi pare sono stati un po' sollecitati dal nostro pubblico a una risposta attiva. Tiberio Bentivoglio. Si è parlato poco fa tanto di giustizia giuridica che non corrisponde mai a quella vera. La mia vicissitudine, la mia vita, la mia storia, questo fatto lo sottolinea molto, molto, molto ricalcato. Sta per iniziare a luglio il quarto processo, dove sono riconosciuto parte offesa con altri individui, sempre diversi. Dal punto di vista della parte offesa, come sono stato riconosciuto in quattro procedimenti, vedere l'imputato, non dico il condannato perché siamo nelle prime fasi e quindi già nell'imputato, noi ricordo con un esempio nel 2003 quando la prima volta presi un microfono in mano davanti a un giudice, davanti a una corte, a marito e moglie presenti e solo con l'avvocato a fianco, ci tremava la voce e la mano solo per recitare la solita formula di giurare di dire la verità, e non solo perché era la prima volta che entravo in un'aula bunker di questa città, ma anche perché a un metro e mezzo c'erano le gabbie con le persone che avevo denunciato, c'erano le gabbie e questi personaggi che sorridenti ci sfottevano, gesticolavano, facevano smorfie, misuravano il tono della voce affinché arrivasse solo a noi e non un metro oltre, proprio per renderci nervosi. E non è facile. Non è facile tutt'oggi quando lo incontro o li incontro per strada, perché un paio già sono usciti dal carcere e hanno scontato la loro pena, scontato virgolettato, perché noi vittime riconosciute non amiamo gli sconti di pena. Noi vorremmo un cambiamento della legge, dell'ordinamento giuridico e anche penitenziario. A noi ci dà fastidio. Sicuramente non sarà così per gli altri, ma a noi ci dà fastidio il rito abbreviato, un terzo, ci dà fastidio la buona condotta in carcere, un terzo, ci dà fastidio il patteggiamento, un altro terzo. Ci danno fastidio perché noi abbiamo perso tutto. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Libera, e sono iscritto nella fase, in quella dove ci sono le vittime di mafia, dove ci sono i familiari con cui fraternamente ci incontriamo spesso, mamme, papà, nonni che non hanno più un figlio, che non hanno più un papà, e non è facile, credetemi.
Io spero semplicemente di riuscire un giorno ad avere la forza, se mi sarà posto di fare questo, lo farò, di andare in carcere e parlare ai carcerati. L'ho fatto una richiesta, ho fatto questa richiesta tramite gli organi preposti, e dirgli loro quanto si soffre fuori, anche noi soffriamo fuori, come si soffre dentro. C'è una sola, una mia amica, una mamma di due figlie, a cui hanno ucciso un papà, hanno ucciso suo padre, prima sequestrato e poi fatto a pezzi e poi ritrovato tramite un collaboratore di giustizia. Questa ragazza, questa mamma, ha avuto il coraggio di andare a parlare con chi ha ucciso suo padre. È Regina, è nella nostra provincia, è una persona splendida. Nessun altro ancora è riuscito. Nessuno. Non è facile, credetemi. Bisogna bilanciare le due cose. È un grande sforzo. Grazie per questa domanda, ma sono molto, molto commosso. Beh, la domanda che è stata posta dalla signora è una bella forma di interrogativo, però io non credo di essere possessore della risposta. Perché se l'avessi questa risposta sarei l'uomo più felice del mondo, perché avrei potuto rendere felice tanta gente, tra cui chi mi ha appena preceduto con il microfono in mano. Ci sono delle forme di devianza che purtroppo non sono controllabili e che purtroppo a volte vengono sottovalutate o vengono valutate nelle sedi giudiziarie in cui il caso viene affrontato dai tecnici, cioè dai giudici, dagli avvocati, dai procuratori della Repubblica, dalle forze dell'ordine. Sono tante le motivazioni, signora, per le quali un deviante può, tra virgolette, farla franca. Il luogo comune vuole che la colpa sia degli avvocati. Gli avvocati hanno sempre colpa, perché dice: perché l'hai fatto scarcerare? Perché hai fatto tutto quello che era nel tuo possibile affinché questa persona lasciasse il carcere dove meritava di stare per le azioni che aveva compiuto? A volte ci potrebbe anche stare, però a volte purtroppo in quel concetto che abbiamo appena estrinsecato, che è quello di legalità, rientra tra le prerogative di tutti gli addetti ai lavori, il maresciallo dei carabinieri prima, l'ispettore di polizia dopo, l'avvocato, il direttore delle carceri, chiunque ha un ruolo nella società che lui deve rispettare. Quindi, tecnicamente, se ha sbagliato qualcosa il maresciallo piuttosto che il procuratore della Repubblica che ha iscritto un atto il giorno dopo, piuttosto che, può verificarsi che il signor Bentivoglio lo trovi in strada quello che gli ha appena fatto un torto enorme, non dopo qualche anno, ma dopo qualche giorno. E allora in questo caso purtroppo non posso farci nulla io, non ci può fare nulla il procuratore della Repubblica, non ci può fare nulla il giudice, perché sono le norme che disciplinano i rapporti tra i cittadini che convivono su questo pianeta, che purtroppo vincono su tutto il resto. Abbiamo purtroppo delle normative e quelle vanno rispettate, a volte hanno un costo enorme. Il costo enorme è una cosa che viene sopportata da chi ha sofferto i disagi del torto. Noi siamo spettatori, possiamo fare di tutto affinché accada il meno possibile. Io per esempio faccio parte di quella categoria di avvocati che, se devono abusare del cavillo per una ragione che appartiene alle cose che la sensibilità può in qualche modo ritenere concepibili, lo faccio. Se dovessi accorgermi che dal mio gesto estremo di eccessiva sensibilità e di eccessiva bravura potrebbe dipendere
un coltello che si va a piazzare in maniera cinica sulla piaga che è stata già abbastanza rovistata da chi ha compiuto un delitto e quindi che diventa un ulteriore disvalore sociale nel quale io potrei concorrere, mi pongo numerose domande. Non le sto a dire, signora, quello che potrei fare, però le posso garantire che io, come avvocato, come uomo, come padre, come intellettuale, mi pongo tante domande e sono certo che le stesse domande, a fronte dei miei comportamenti o di quelli che la pensano come me, se le saprà porre anche il giudice, che dal gesto di sensibilità saprà fare trarre i giusti vantaggi alla società civile. Per quel che concerne la seconda questione nella quale mi ha tirato in ballo la signora, posso solo dire che Beccaria, poverino, aveva ragione, sì, ne ha dette di tutte, ne ha dette anche di giuste, però vede, al termine rieducazione è stato aggiunto un ulteriore termine, signora, che è reinserimento sociale. E se noi la forma della rieducazione la facciamo soltanto perché gli vogliamo insegnare il galateo e non gli portiamo all'interno degli istituti di pena un criterio attraverso il quale il momento di reinserimento glielo produciamo noi, cioè quindi le istituzioni si devono impegnare. L'Osservatorio Nazionale Carcere dell'Unione Camere Penali serve non per fare il giro delle carceri per parlare di legalità e per fare visite ispettive, serve per andare a verificare quante e quali siano le situazioni incancrenite in cui l'area detentiva innanzitutto è inadeguata. E questo l'abbiamo riscontrato tante volte. E poi andiamo a verificare quale sia la possibilità, la chance di cui può avvantaggiarsi il recluso. Il soggetto sottoposto a privazione della libertà personale, glielo ripeto, non è morto, non è temporaneamente defunto, è una persona viva che ha dei sentimenti, ha diritto. Io sono per esempio uno dei fautori del diritto alla affettività. Mi potrebbero dire, ah, adesso gli diamo pure la possibilità di avere una brandina col letto, gli facciamo la stanzetta a 5 stelle per fare... No, non stiamo parlando di questo, ma un momento di privacy nel quale una persona può recuperare i propri affetti familiari e può anche confidare in quella che è la possibilità che la moglie o il marito le attendano serenamente nel momento in cui il percorso rieducativo e l'area in cui la riabilitazione totale gli consentirà un reinserimento nella società saranno momenti di elevazione della cultura che fuori ha trionfato, perché noi per il momento non stiamo trionfando su nulla, signora. Noi in questo momento stiamo generando uno scompenso sociale, perché io sono certo che le persone con cui ha avuto a che fare il signor Bentivoglio, certamente quando sono andate fuori dal problema che generalmente gli si è prospettato, non sono andate a lavorare facendo il percorso che serve per l'apprendistato presso un'azienda che produceva manufatti o altro, no. Avranno continuato a deviare, perché se il percorso poi si è ripresentato per 4 volte da quello che ho ascoltato, mi sa che probabilmente l'effetto deviante non è stato assolutamente annichilito. Quindi siamo noi gli artefici del nostro destino e della nostra realtà futura. Continua il nostro salotto dedicato alla legalità in Calabria, cara Francesca, e io direi che un po' le dinamiche che hanno animato questo salotto sono anche attinenti a voler far funzionare meglio la macchina della giustizia. Probabilmente il pubblico reclama questo e testimoni eccellenti come quelli che abbiamo presentato oggi probabilmente rappresentano questo riscatto, questa voglia di andare avanti. Tu come vedi le testimonianze che sono state fatte qui questa sera? Questa sera si è parlata di legalità e soprattutto di vestirsi di legalità, ma purtroppo il cattivo
funzionamento della giustizia lo troviamo proprio all'interno degli uffici, quindi bisogna essenzialmente fare una lotta interna. Significativa è stata la testimonianza del signor Tiberio Bentivoglio, una testimonianza autentica che ha invitato a non bastare la china, a reagire e soprattutto dare applauso a chi in questo momento vive nell'insicurezza, nella sopraffazione, nella paura di non riuscire a reagire. Quindi testimonianze di tale portata, sicuramente un invito ad andare avanti. E soprattutto è fondamentale quello che si è detto, ossia di trasformare le idee in progettazione, ed è da questo punto di vista quindi essenziale ci sia il rafforzamento di quelle che sono le reti dei servizi territoriali al fine di promuovere quella che è la sicurezza, il dialogo, la condivisione e in particolar modo la libertà di espressione, che è fondamentale secondo me. Io credo comunque che occorre ritornare all'ordine, no? Un ordine sociale. Ognuno di loro probabilmente crea questo voler ritornare all'ordine. E io darei il microfono per un'ultima battuta finale a tutti i partecipanti a questo salotto qui alla Sala d'Arte Le Muse, in cui si metta a fuoco per ritornare all'ordine, un ordine legale che possa ripristinare questo senso anche di parità degli esseri umani e questo ritorno anche alla dignità dell'uomo, che ha diritto a vivere una vita lontana da eventuali ripercussioni o da eventuali a volte problematiche, che è l'uomo più forte, perché il problema sta in questo, la lotta del più forte nei confronti del debole. Occorre ripristinare un senso alle cose e ridare dignità all'essere umano. Una domanda finale a ognuno di voi, come si può cercare, al di là delle parole, perché noi in effetti stasera abbiamo utilizzato la maieutica, quindi la parola come nel suo senso forse probabilmente più vera e autentico, perché ognuno di voi ha detto la sua realtà vera e autentica. Io partirei da Bruna Siviglia. Ma sicuramente continuando a informare, a sensibilizzare i nostri giovani, ma anche giustamente non solo attraverso le parole, l'arte della maieutica che è importante. Poi tutto questo ognuno di noi nella nostra vita lo deve testimoniare con il proprio comportamento, con il proprio esempio. Perché le parole servono, ma fino a un certo punto. L'elemento principale è la testimonianza del nostro modo di vivere, del nostro modus vivendi. Allora noi dobbiamo essere veramente testimoni di questo nuovo cambiamento, proprio perché il cambiamento può avvenire, ma il cambiamento avviene attraverso il contributo di ognuno di noi, attraverso la partecipazione anche alla vita attiva, sociale, che ognuno di noi è chiamato a fare. Quindi allora questo è importante. La testimonianza, l'esempio. Per Concettina, l'avvocato Concettina Siciliano, questo ritorno all'ordine, vedevo prima che condivideva questo mio pensiero. Sì, condivido esattamente, perché è stata una sintesi di quello che noi ci siamo detti e i temi sui quali lavoriamo. Io sono un avvocato amministrativista, molti di voi, i soci delle Muse, insomma, mi conoscono, ci siamo viste in altre occasioni e ci siamo soffermati su alcuni temi. Mi occupo, osservo, studio insieme ad altri colleghi le organizzazioni complesse come le amministrazioni, come lo Stato. Sostanzialmente le amministrazioni complesse e lo Stato a cosa servono? Servono ad erogare servizi, servono, vale a dire, a dare risposte rispetto ai bisogni della comunità. E allora nella nostra osservazione delle amministrazioni, lì dove sono frequenti i fenomeni di corruzione, ci siamo accorti che in tutte le organizzazioni complesse è la società civile, è la prima e la più importante nella quale noi ci ritroviamo, la risorsa più importante, la risorsa più significativa è sicuramente il capitale umano. Non ci dobbiamo mai stancare di continuare ad investire sul capitale umano, sia
nella fase della prevenzione, o meglio della educazione dell'ex ducere, del condurre fuori, del condurre verso un obiettivo di vita ed un progetto di vita, che è nella fase della rieducazione, quindi del reinserimento sociale in una società che si afferma essere civile e libera. Questo naturalmente porta lo sforzo di tutti e il sacrificio di tutti, che è puntare su una cultura dell'etica e della responsabilità sociale per i ruoli che ciascuno di noi riveste, dal cittadino al pubblico funzionario, ha un senso e produce nel lungo periodo un risultato positivo, ve lo assicuro, nel senso che ci sono studi che ci supportano rispetto a questo tipo di obiettivo, anche perché un'alternativa non c'è. Se i sistemi falliscono, spesso e frequentemente, soprattutto quelli, o meglio, quali sistemi falliscono? Quelli che non lavorano adeguatamente sulle persone. Ora vi voglio portare un esempio, richiamare alla memoria l'esempio, perché a volte abbiamo la memoria corta, cioè non ci ricordiamo neanche dei buoni esempi o dei figli della nostra terra che riescono a portare risultati significativi. E allora e vi saluto con questo ricordo di un giovane di questa terra che oggi non c'è più e che si chiamava Michele Barillaro. Vi leggo una poesia di questo giovane e poi vi dico cosa ha fatto nella sua vita e qual è stata l'importanza del suo ruolo. Questo perché il tema dell'educazione non ci deve mai abbandonare fin dalle scuole, e naturalmente lungi dal voler sostenere i carrozzoni e gli show naturalmente di chi afferra la bandiera della legalità ma non la pratica fino in fondo, cioè non accompagna i cittadini e i giovani rispetto alla pratica della legalità. L'altro tema importante che verrà fuori da questo esame, diciamo così, da questo momento di riflessione finale, è che i cittadini devono avere la certezza di non restare da soli, di non essere isolati. Quindi servono le istituzioni che sono i presidi di legalità, ma i cittadini sono essi stessi sentinelle, presidi di legalità sul territorio, ma nel rilevare fenomeni naturalmente di degrado, di malaffare, di illiceità, devono avere la certezza di avere lo Stato a fianco, ma devono avere anche la certezza di avere la vicinanza della comunità, perché lo Stato c'è, forse 24 ore su 24 accanto a Tiberio Bentivoglio, ma accanto a Tiberio Bentivoglio ci vogliono i cittadini, ci vogliono le associazioni, ci vuole l'opinione di tutti che sostiene e che fa da salvagente rispetto alla minaccia che può arrivare a Tiberio Bentivoglio e alle persone come lui e alla sua famiglia. Ecco, quindi ciascuno di noi è sentinella. Perché ciascuno di noi sia sentinella, bisogna lavorare sulle coscienze e bisogna ricordare quelli che sono i nostri valori. Vi leggo, e scusatemi se ho preso tempo finale, ma più che a me lo voglio dedicare a questo giovane che oggi non c'è più. È una poesia risalente all'89, quando Michele Barillaro era poco più che giovane ventenne, aveva iniziato da poco gli studi di giurisprudenza. Birilli, e questo mi ricorda, questa poesia è stata richiamata alla memoria da alcune emozioni che Tiberio Bentivoglio raccontava. La notte rifletto, poi il giorno mi sveglio e mi ritrovo nuovamente il nemico da abbattere, ma quel nemico è là, io sono più forte con orgoglio. Birilli, tutte le cose che abbiamo davanti cadono, basta soffiare forte di fronte a noi e cadono. Sono i birilli che abbiamo messo di notte, quando l'insonnia tremava su di noi, rivoltava i pensieri e li trasformava in birilli. Ma quei birilli sono di carta, messi lì per gioco o per sogno, basta soffiare forte per farli cadere. Sembra vero alzarsi la mattina e raccoglierli da terra per rimetterli in fila. E ricominciamo a soffiare più forte, fino a scoppiare, per buttare quei maledetti birilli che non vogliono cadere. Quindi è una lotta continua. Bene, questo giovane si laurea in giurisprudenza, diventa un magistrato, diventa il coestensore alla Corte di Assisi di Caltanissetta della sentenza del processo a Dura, quindi il primo processo nei confronti di Falcone, ed anche coestensore della sentenza contro Borsellino. A un certo punto questo giovane in carriera va a Firenze, mi scuso per delle improprietà, ma vado velocemente, a Firenze verso la fine, negli anni
2000 comincia a dedicarsi, si dedica a un fenomeno strano, che è il fenomeno a volte che non percepiamo immediatamente perché è più pervicace, più sottile, non si afferma con la violenza, ma si afferma attraverso la collusione, che è la corruzione. E allora comincia ad indagare su una mega truffa al sistema sanitario nazionale. Michele Barillaro dà il via nella qualità di PM alle indagini del famoso processo Menarini, che è ritornato agli onori della cronaca nell'ultimo anno, perlomeno da dicembre in poi. E l'oggetto del processo Menarini è una truffa ai danni dello Stato attraverso un misto di malaffare, di riciclaggio e di corruzione, quindi con la compiacenza di chi dovrebbe servire lo Stato avendo giurato fedelmente, quindi del pubblico funzionario, una truffa del valore di 1.400.200.000.000 al nero. Che vuol dire 1.200.000.000 al nero? Vuol dire che sono state risorse sottratte ai farmaci, cioè alla cura delle persone che usufruiscono e ricorrono al servizio nazionale, servizio sanitario nazionale, e che sono finite nelle tasche di pochi in paradisi fiscali. E allora, voi vedete che il danno che a volte arriva da fenomeni ancora più perniciosi come quelli corruttivi, a volte non è percepibile, ma il danno è consistente, perché quelle somme sono quelle che oggi mancano rispetto ai servizi che non si riescono ad erogare. E allora l'attenzione verso questi temi non deve mai scemare, ma formare giovani come Michele Barillaro, che hanno studiato in questa città, hanno studiato nel liceo classico di questa città, hanno avuto la famiglia che probabilmente lo ha accompagnato bene, hanno avuto un sistema valoriale forte, li ha portati, Michele come altri eroi. Noi vorremmo che gli eroi continuassero ad essere in vita per dimostrare con il loro esempio cosa si può fare, ma Michele, che a 20 anni scrive una poesia di questo tenore, ha anche la sensibilità per poi crescendo portare ad una conquista significativa. Quindi io lo riporto perché mi sento orgogliosa di ricordare il nome di questo giovane ragazzo, che purtroppo oggi non c'è più ed è scomparso proprio nel momento di maggiore attenzione del processo Menarini, ed è scomparso in un tragico contesto, in un incidente stradale che è ancora al vaglio, sul quale ci sono una serie di indagini. Grazie all'avvocato. Grazie all'avvocato Concettina Siciliano. Avvocato Renato Vigna. La faccio molto breve, perché come ho detto, per me legalità è un termine che ultimamente è più abusato che usato, per cui io credo che si tratti di un abito, e l'ho già detto, ma si tratta soprattutto della capacità di assumersi quotidianamente la responsabilità di gesti etici. E soprattutto un costume con il quale ogni cittadino dovrebbe abbandonare il portone di casa sua tutte le mattine e andare ad affrontare la propria giornata pensando a un'entità astratta, che non è difficile da identificare, perché è un'entità molto nota a tutti, però spesse volte ce ne dimentichiamo. Mi riferisco agli altri. Il neminen ledere, di cui c'è stata una forma di larvato riferimento nell'intervento di Concettina Siciliano, è forse uno dei valori dei quali dovremmo riappropriarci, perché probabilmente oggi ognuno è convinto di poter fare tutto nei confronti di tutti. Siamo in una sorta di lotta strana in cui vale la logica del tutto contro tutti e tutti contro gli altri. E forse dovremmo cominciare a rivedere un po' questo concetto. Dovremmo rivederlo quelli che sono magari più fortunati nei confronti di quelli meno fortunati, quelli che sono più abbienti nei confronti dei meno abbienti. Ecco, non si tratta di un discorso proiettato al francescanesimo, si tratta di un discorso proiettato ad un vivere civile un pochettino più consono rispetto a quello che è il senso pratico dell'etica. E mi pare che l'etica è l'ultima delle parole che io sento dire in tutte le occasioni in cui il discorso involve in tema di legalità. Ecco, mi auguro di sentire discorsi molto più etici e molto meno legalistici.
Ecco, io concludo così. Sempre di più metterci la faccia nelle cose che facciamo, nelle cose che riguardano la nostra città, e poi sullo specifico di quello di cui noi ci occupiamo, di cui atteniamo ci si occupa, dare tempo e spazio ai nostri giovani, cioè ascoltarli, stare insieme a loro, capire chi sono, perché come si diceva, come diceva prima Titti, abbiamo tanti eroi, ma forse gli eroi più importanti saranno i giovani di questa città se riusciranno a cambiarla, e magari la cambieranno se saranno ascoltati e se avremo il tempo, tra virgolette, di prendere un caffè con loro per capire quali sono i loro sogni. Noi oggi abbiamo, è giusto anche dire questo, Reggio Calabria non è solo una città bellissima, è una città che ha tantissime opportunità per i giovani, spesso si parla solo di quello che non va, invece ce ne sono tantissime. Basti pensare, nel nostro piccolo noi alla Zara abbiamo delle officine del lavoro, qui c'è un bene confiscato, il villaggio dei giovani, ma i nostri giovani non sono solo a Reggio, bisogna dirsi anche questo, e allora da qualche mese gestiamo un bene confiscato a Milano, a breve magari riusciremo a farlo anche a Roma, in Toscana, cioè c'è la possibilità di accompagnare quelli che saranno gli eroi del futuro in maniera concreta, però non possono farcela da soli, dobbiamo farlo con loro, dobbiamo essere noi, come si è detto più volte, a accompagnarli e educarli. E quindi poi non ci lamentiamo se poi non saranno gli eroi del futuro, perché dipenderà anche da noi. Grazie. E mi sembra insomma doveroso concludere questo evento appunto con la figura di Tiberio Bentivoglio, che un po' può riassumere tutte le modalità che sono è stata espressa qui questa sera, ed è diventata, lo possiamo dire, la migliore icona della nostra Calabria, cioè l'icona che magari vorremmo, tutto sommato mi permetto di dire, siamo tutti Tiberio in un certo senso, ma parlo della parte buona e sana di questa città. Di conseguenza io credo che sia proprio lui a voler chiudere questa nostra conversazione a più voci. Ho notato un pubblico splendido, veramente da applaudirvi. Noto in voi tanta poca fiducia nelle istituzioni. La stessa fiducia, mancanza, la trovo nelle scuole con i ragazzi, e non mi fa piacere né sentire voi parlare né sentire i ragazzi. Mi sono commosso quando ho sentito parlare di Michele, perché conosco la storia di questo magistrato attraverso il padre, che è un carissimo amico mio, con il quale ci confrontiamo quasi giornalmente. E, ecco, per avere giustizia c'è una sola strada, quella della verità. Se non c'è verità non ci può essere giustizia. Se ci giriamo dall'altro lato non facciamo un bene. Se sfiliamo nelle aule dei tribunali testimoniando il falso, 52 testimoni contro di me per screditarmi, 52. Ecco, nonostante tutto questo io non ho perso la fiducia. Esiste un pezzo di Stato sano, credetemi, e al quale ci dobbiamo aggrappare fortemente. Come esiste la magistratura sana, come esiste l'avvocatura sana, come esiste la politica sana. Più sconfortato di me, forse in questa sala non c'è nessuno. Io ho subito dei processi falsi, ho iniziato dei processi dimenticando la parte offesa, 13 anni, 15 anni fa. Altri processi che iniziano con un capo di imputazione sbagliato. E io predicando al procuratore, ma perché questo capo di imputazione? L'ho capito dopo 5 anni, perché è un sorterfugio, perché il giudice non possa condannare l'imputato. Ho avuto processi fatti apposta per essere allungati e superare i 7 anni e mezzo e avere le prescrizioni. Ho denunciato persone per falsa testimonianza e favoreggiamento, e i loro processi non sono mai iniziati, né archiviati. Ho incontrato giudici che non hanno depositato le motivazioni, nonostante aver assolto un boss, e ancora oggi, dopo 3 anni e 4 mesi, questa motivazione non è stata presentata.
sta diventando un caso nazionale. Mi sono rivolto alle procure generali, io e i nostri procuratori che mi seguono, ci siamo rivolti a Roma e ovunque, eppure io credo ancora che si possa vincere. Mi trovavo a Tropea un giorno, e concludo, davanti a 350 ragazzi, e in quel periodo, senza fare il nome, avevano arrestato un giudice calabrese per l'associazione. Un ragazzo si alzò dicendo, manifestando lo sconforto verso le istituzioni. Io gli dissi, quando hai saputo di questa notizia cosa hai fatto? E mi sono arrabbiato tantissimo, mi ha detto, e sono ancora arrabbiato. Gli ho detto, hai fatto male, perché tu quel giorno che hai sentito questa notizia dovevi prendere una bottiglia di spumante e festeggiare. Perché vuol dire che se hanno trovato un giudice che ha sbagliato, vuol dire che ci sono altri giudici che hanno lavorato bene. Se troviamo un carabiniere che non fa il suo lavoro, vuol dire che è stato colto in flagranza da altri carabinieri che fanno il loro lavoro. Questo bisogna pensare. Pensiamo al lato positivo della situazione. E chi ve lo dice veramente fa uno sforzo. Grazie a tutti. Abbiamo voluto raccontarvi, perché no, uno spaccato di questa Calabria che cambia, e questo noi lo abbiamo fatto grazie soprattutto all'attenzione del nostro editore, del dottore Taverna, che noi ringraziamo, e grazie soprattutto alle telecamere di Melito TV, al canale 817, che perché no, in questa trasferta qui a Reggio, alla Sala d'Arte Le Muse, continuano anche perché no, a confermare come il lavoro delle associazioni culturali e non solo diventa operativo in un ambiente sociale che tutti vorremmo fosse migliore. Grazie a voi, ma grazie anche alla mia compagna di viaggio per queste due volte al mese. Andremo in onda giovedì prossimo alle ore 21 sul canale 817. Grazie Francesca Martino. Chissà la prossima puntata di che cosa parleremo. Sarà un altro argomento, work in progress. Il nostro ringraziamento da parte di Melito TV va a te, Peppe Livoti, a tutta l'associazione Le Muse, agli ospiti che hanno evidenziato come la legalità sia un argomento a mille sfaccettature. Vi ringrazio e alla prossima. Arrivederci.